Non ci crederete mai, ma questa è la mia voce attuale, ragazzi. Un saluto da Mapo, allora siamo tornati con questa voce molto stanca, un po' graffiata, no, semplicemente postumi da influenza che non è ancora passata. Siamo su Assetto Corsa, sul Low Fuel Motorsport, avevamo fatto solo giusto quella garetta con la Leon, molto figa al Mugello, ma oggi c'è una cosa bella ma anche molto difficile. Siamo in un multiclasse a Nordschleife di 45 minuti e stiamo parlando di un mix tra GT3, GT4, Porsche Cup e BMW M2. Io girerò con la Porsche Cup. Il problema grosso non sarà vincere o arrivare davanti, ma il problema più grande sarà arrivare, perché 45 minuti, adesso non so se verranno fuori 5-6 giri a Nordschleife, non ho ben idea. Tra l'altro non sono nemmeno allenatissimo. Il problema grosso sarà non schiantarsi, perché poi nel caso di riparazioni, per riparare un eventuale volante storto bisogna fare tutto il giro, cioè equivale praticamente al ritiro. Vediamo come va, è una gran figata. Tra l'altro tramite LFM ho aggiornato anche CSP alla 0.2, il gioco mi è migliorato tantissimo anche graficamente, lo vedrete da soli. C'è un mix di GT3 ufficiali Kunos, mod GT4, la Porsche Cup un'altra mod, la BMW un'altra mod. E anche un Nordschleife un po' con una skin rivisitata. E andiamo in pista. Eccoci allora in griglia di partenza, amici miei. È una gara che quasi sicuramente non riuscirò a finire. Sono certo, in qualifica non sono riuscito a fare il giro veloce. Il giro di lancio è andato bene, ma il giro di lancio non conta nulla. E mentre in quello lanciato, poi ho avuto un incidente, quindi è andata male. Il multiclasse non aiuta perché favorire sorpassi è molto pericoloso. Cercherò di fare la mia gara. Se sarà un ritiro, pazienza. Vediamo come va, ragazzi. C'è una procedura su come fare la partenza lanciata. Attenzione che non ci sono i ghost, quindi le auto si schiantano. È pericolosissimo fare una partenza lanciata con le auto non ghostate. Però è più realistico. Ecco, attenzione che mi tampo. Ma ha già beccato il paraurti, sta M2, porca puttana. Abbastanza ingestibile sta roba, ragazzi. Dice che è verde, non so cosa sia successo. È buona. Green flag. Passiamo allora, la gara è iniziata. Mamma mia, cosa la vedo male, ragazzi. Cercherò di non fare troppe stronzate, però ci sono tante macchine, troppe macchine. Primo pezzo è il GP, dovremmo conoscerlo. Eccolo lì, ghiottoniamo, la parola d'ordine sarà ghiottoniare. Tipo questa Lambo è una GT3. Non me... però... Dai, che cacchio serve fare i sorpassi così? Vabbè, questa è tutta gente che muore dopo. Io... L'obiettivo della gara è non creare incidenti da stortare il volante. Che già siamo partiti col paraurti segnato. E la parte più bella comunque è il primo giro, tutti insieme. Poi ci saranno molti gap. Comunque devo dire che è molto migliorato con questo CSP nuova. Fin qui la conosciamo, andiamo a memoria, poi inizieremo a guardare la mappa, mappa che tra l'altro ho deciso di spostare lì davanti agli occhi. Perché mi sembrava la scelta migliore, dato che qui a Nordschleife, non conoscendo le curve a memoria, è importante avere un riferimento visivo costante. No, ragazzo, ma come... Ma dai! Cos'era una Bentley? Ho visto una Bentley forse. Ora una GT4, non lo so. Insomma, qualcuno che mi ha tamponato. Per fortuna il volante non è dietro. Ok, incominciamo a entrare nella parte Nordschleife, quella vera, la foresta. Già questo primo tracciato è difficile. La gente sfanala, ma io potrei anche mandarli a fare in culo. Ma cosa è successo? Boh, vedo un po' di lagging. Non capisco perché la gente sfanali. Molti rallentamenti, non capisco niente, ragazzi. Anche dare strada, gestire una bandiera blu al primo giro con questo traffico è difficilissimo.
Oh 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 oh. Minchia, sei pericolosa fare le curve così, però. E non è che ci si passa tanto in due macchine. Queste mi sembrano tutte GT4. Non so che tipo di percorrenza abbiano. Vabbè, sono ammazzati qua, abbiamo già capito. Ragazzi, qua non bisogna fare i fenomeni. Con calma, in sicurezza. Se si parte dietro in qualifica, bisogna accettare di stare un po' dietro all'inizio. Oh, ho visto uno in mezzo alla strada. No, non c'era. Occhio che qua le curve si fanno strette. Soprattutto qui, ma che infilata. Che infilata vigliacca. Comunque la gente qua se la sente un po' troppo. Non mi tappare però adesso. Adesso la mappa non la sto proprio guardando. Vado a riferimenti rispetto alle auto che ho davanti. E se sbagliano loro, sbaglierò anch'io. Sarebbe bello riuscire a fare già un giro. Poi il resto, amen, è tutto regalato. Comunque è una gara interessantissima da eroi. BMW davanti. Forse qua sono stato un po' troppo ottimista io. Non male comunque la Porsche Cup. Cerchiamo di spronare questo BMW. Però dammi strada, scusa. Dove puoi dammela. Oh, oh. Ma che cazzo? Ma sta fermo lì. Una gabbia di matti. Non durerò un giro, ragazzi. Non durerò un giro. Questo va in giro con gli abbaglianti. Oh, ricoglionito. Meno male che non si è infilato all'interno, ma... cos'è la dogana? Sta fermo lì, coglione! Perché non fermi? C'era un posto di blocco. Non so come ho fatto a passarci. Siamo 25esimi, ho guadagnato 9 posizioni. Vabbè, qui c'è un team doleggio. Infatti, doleggio, l'avevo detto. Attenzione, la gente vuole uscire un po' dal cordolo. E qui i cordoli sono alti come muri. Qua devo agevolare. Eccola lì la curva col marciapiede, la odio. Stiamo sopra, stiamo sopra. Anzi, no. No! Cosa ho detto che la odio sta curva? Ah, Jasper Martinson era quello che faceva il figo prima in chat. Andate piano, se non sapete guidare andate nel server di pratica. Era lui, era lui. Stiamo andando molto lenti adesso. Mi sto molto fidando di loro, non sto per niente guardando la mappa. Vai. E Jasper ha fatto una cagata. Attenzione al sorpasso sulla M2 che forse si chiude, sì. Ma è forte Jasper. Minchia, saltino, bastardo quel punto. Oh 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 oh. Ecco, la seconda curva col marciapiede, poi dovrebbe esserci il rettilineo. Oh, attenzione al cordolo, ok, scateniamo un po' di cavalli. Dovrebbe arrivare sui 270-280 questa Porsche, con l'aerodinamica impostata così. 26esimi, sono partito con 90 litri. Mi sta recuperando pure. Ma non sa passare qui, è difficile. C'è tutto un modo dopo di farlo se sei bravo. E qua ritorniamo nel Nürburgring GP. Quindi un giro ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mi sento già un figo aver fatto un giro. Oh, Jasper ha preso il drive-thru. Vabbè, ma lui era bravo. Oh, Jacob mi sta tampinando.
Ma perché, scusa, sfanalare non è la mossa consentita nel motorsport, non so se te l'hanno detto. Ma non so se la tua Porsche è una GT3 o una Cup. Ok, decide di infilarsi. Chi sono io per ostacolarlo qui? Boh, facciamo la nostra gara. Parola d'ordine: ghiottonare e non sfondare il volante. Comunque a resistere al primo giro è stata tostissima. Mi sto abituando anche al force feedback di questa macchina, molto figa per essere una mod. Molto bello anche il Norwich Life rivisitato. Non lo so, vediamo se questa sarà veramente la mia posizione o no. Qualcosa sicuramente perderò ancora, però secondo me qualche ghiottonata ci potrebbe stare. Benissimo. Oh, cazzo, cazzo. Frena, frena. Stavo vedendo che Paul Barber ha perso un po' di posizioni. Ed era una tentata ghiottonata quella. Oh, ciò che è arrivato mega ricco. Ah, la Ferrari è gialla, me la ricordo. Me la ricordo perché è una GT3. Quindi è già buona che riuscisse a tenerlo dietro. Qua lui si è fidato tanto del circuito, io zero proprio. Teniamoci il riferimento quindi, alla curva del marciapiede. Che ogni volta che arrivo spacco qualcosa. Rico passa a Barber. Paul Barber è un po', secondo me, è molto spaventato da questo circuito. Quando ha visto che non era Nürburgring GP si è cagato in mano. Passato. È in giro con gli abbaglianti. Una bella multina. E incredibilmente finisco due giri. Già un record per me, ragazzi. L'obiettivo rimane ancora quello di finire la gara. Andremo a vedere anche le classifiche parziali dei vari multiclass. Attenzione, piano. Oh no, 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 che mi dà il taglio. Questo è un cut. Mi becco il primo warning di tre. Ci manca solo che mi danno il drive thru per il warning. Comincio ad avere un po' troppa sicurezza. Questo potrebbe essere un male. Oh, il cordolino però. Comunque ha un setup veramente accettabile sta macchina, sta Porsche. Perché è da corsa ma è anche stradale. È morbida. Ma Medina è arrivatissimo. Mamma mia, mi ha mangiato 5 secondi sto pezzo. Ecco, questo è un settore dove vado veramente piano. Non mi fido. Niente, Medina è arrivato. Ma che auto c'ha? Comunque sul guidato mi ha ripreso 3 secondi. E adesso c'è il rettilineo, quindi in teoria se è una GT4 non riesce a riprendermi. A me non sembra una GT4 comunque. Per me è una Ferrari. Però in velocità gli sto dando via. Ragazzi, 3 giri completati. Sono meravigliato. Ho girato in 9.11. P24 intanto, c'è qualche altro ritirato. Basta che non faccia incazzate Medina. Guarda come vuol passare. L'accelerazione ce l'ha però. Affrontiamo i curvoni qua quasi in pieno. Vabbè, quasi in pieno è una parola grossa. È appiccicato al culo. Non mi vuol mollare. Porca puzzola. Ci vuol provare qua. Affiancato. Cazzo, qua è brutta, eh. Dai, non facciamoci del male, ti prego. Siamo io e te da soli. Quasi quasi lo faccio passare. Però è pur sempre Norwich Life. Sarebbe bello indurlo all'errore. Se continua a guidare così di merda, sicuramente lo induco. No, 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 Prato, 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 Prato.
Niente, mi ha fottuto. Era una Ferrari GT3, ragazzi. Stavo tenendo dietro una GT3. Adesso è davanti lui, non è ancora finita, secondo me. Minchia, mi ha già dato 2 secondi e mezzo. Vedo che è a ridosso di Medina. È signor Dino Castellana. Allora, dietro abbiamo Mike a 13 secondi. Siamo sul rettilineo finale, mancherebbe in teoria un altro giro. In velocità recupero su entrambi, vedo dai gap. 4 giri completati, incredibile. Faccio un 9.06, migliore di 5 secondi. Classifica generale in questo momento sono 24esimo, molto meglio dell'aspettativa. Un'altra squalifica, P23 ragazzi. Minchia, se riesco ad arrivare nei primi 20. Comunque rimaniamo che l'obiettivo è arrivare. Sta arrivando anche Mike dietro. 3 secondi. 2 secondi. È una Porsche. Mi sfanala pure. La devi sudare. Mi sembra che sia una K la tua. Ma che è una K, ragazzo. Non so se te l'hanno detto. Qui è gara apertissima con lui. Però lo vedo veloce. Come fa ad andare così forte? È inutile che sfanali, coglione. Facciamo male. Ci facciamo malissimo. E questo sarebbe da riportare, porca troia. Niente, un settore dove non vado io. Bravo, così si passa. Così non ti chiudo. Minchia, tipo la penultima curva sei riuscito a passarmi. Però la sfanalata sei proprio stato bastardo, perché comunque non si fa. In gara non si può fare sta roba. Sono sfinito. Sono 3 macchine di questo rettilineo. 4 macchine. Come mai? Hanno rallentato un po' tutti, vedo. Non hanno dato la bandiera a scacchi, non è finita. Non ci credo, c'è un altro c***o giro. Non ce la faccio, non ce la faccio fisicamente. Quindi saranno 6 giri in totale. Roba da pazzi, ragazzi. Benza ne abbiamo, quella sì, però non ci volevano. Chissà se ce l'hanno tutti la benza. 2 ritirati, è successo qualcosa. Medina che cede un po' al passo. Attenzione Medina, in calo. No, no, no. I tagli li prendo sempre qua. Sarebbe bello riuscire a riprenderlo, anche perché non mi sembra di aver fatto nessun sorpasso, a parte quelli su incidenti o ghiottonate. Mi è data la bandiera gialla. Attenzione, Dino! Dino Castellara con Ferrari bianco. È successo qualcosa, forse contro Mike. Mi sembra che sia un po' sfasciato perché mi fa passare. Secondo me questo ha stortato il volante. Ghiottoniamo. Sono là, attenzione, qualcuno sul prato, attenzione, qualcuno sul prato. È già Kim con l'Audi R8 GT3 o forse GT4. Poco importa. Sono top 20 in questo momento. Attenzione, perché lui sul dritto va meno di me. È lontanino, 3 secondi. Stiamo recuperando di brutto anche Ed Pacer, che forse ha finito Benza. Vedo che rallenta tantissimo. È lì. Sì, ha finito Benza quello. Attenzione, gran finale, ragazzi. Attenzione. Attenzione che fa il dritto, Manuel. Non ci credo, non ci credo. Cazzo, mica rush finale a Noshlai così incredibile. Bella, bellissimo. Foto finish. Non l'ho vinto, ma fa niente, ragazzi. Che bello. Porca miseria, che prova estenuante. Ero nello split 2, in classifica overall mi vado a piazzare 19esimo con un best di 9.04, ragazzi. Eravamo 64 piloti, mentre nella mia categoria eravamo solo 15 Porsche Cup e finisco 12esimo. Non sarei nemmeno dovuto arrivare al traguardo, sono felicissimo per questi 6 giri portati al termine senza grosse conseguenze. Ho adorato il Nordschleife, ho adorato questa Porsche Cup, quindi viva l'FM, ci vediamo alla prossima gara. Saluti da Mapo. E la voce non c'è più, era Uka.